Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti per questo nuovo appuntamento con la cultura. Siamo in compagnia di Luca Pompei, giornalista di Rete 8. Ciao Luca! Ciao a tutti. Ringraziamo naturalmente i Premi Internazionali Traiano con la Fondazione Tibboni appunto per la presentazione di questi incontri con gli autori appunto. Questa sera in particolar modo presenteremo il libro di Luca Pompei, Come gli alberi spogliati ad aprile. È un avvocato di Roma con origini appunto casentinesi. Che viene a Casentino, lui sta vivendo insomma, un momento difficile per una difficile separazione dalla moglie, con un figlio adolescente con problemi comportamentali. Lui viene, lascia Roma, viene a Casentino per in qualche modo dar via tutte le sue proprietà, le proprietà dei genitori, darle al comune. Lui non vuole avere più nulla a che fare, anche per non dover rendere conto alla ex moglie dei suoi averi in questo paese. E quindi viene qui, viene a Casentino per risolvere queste problematiche. In realtà poi si troverà di fronte a una realtà completamente diversa. Anche grazie allo strano comportamento del figlio, imparerà ad innamorarsi di quei luoghi, scaturirà una vicenda intorno a tutto questo e insomma, il protagonista, appunto, questo avvocato Bruno, manifesterà in ogni maniera il suo attaccamento a questo territorio. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con gli incontri con gli autori organizzati dai Premi Internazionali Ennio Flaiano, che oggi vedrà protagonista lo scrittore Edoardo Nesi e il suo ultimo libro, Economia Sentimentale, edito da La Nave di Teseo. Il titolo veramente nasce viene dal passato. Io nel 2010, appunto, quando uscì Storia della mia gente, venni invitato da Serena Dandini al suo programma Parla con me, che era su Rai 3, quello col divano rosso, con Vergassola che insolentiva tutti gli ospiti, ve lo ricorderete probabilmente. E mentre mi presentava, Serena disse che io avevo scritto un libro di economia sentimentale. Questa cosa mi è rimasta in mente, mi è sembrata non solo un titolo perfetto, ma mi è sembrata anche raccontare benissimo quello che avevo sempre pensato dell'economia, cioè che l'economia è tutt'altro che fredda, tutt'altro che una scienza lontana dalle persone, dai propri bisogni, dai propri pensieri, dalle difficoltà. Anzi, è forse il modo migliore, uno dei modi migliori, ancorché impietoso, per definirci, per raccontarci, no? L'idea che basta prendere l'idea stessa di prendere un mutuo, vuol dire avere una grande speranza per il futuro, perché ciò che non possiamo permetterci oggi, pensiamo e speriamo di potercelo permettere nel futuro. Quindi, insomma, ho voluto parlare d'economia proprio perché mi sembrava il modo migliore, non solo per non parlare dell'orrore della pandemia, ma per prepararci già al futuro, a quello che verrà dopo.